Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Vi mostro un po' il mio orto a giugno, come è messo. Non è per far vedere ovviamente che qualcosa mi è riuscito o qualcosa no, è più che altro per farvi vedere cosa non mi è riuscito. Magari può servire a qualcuno di voi anche come spunto. Allora, qui partiamo dalle zucchine che ho messo in consociazione con il mais. Al di là del mais non c'è più niente, quindi non dà fastidio come pianta. Le zucchine le ho messe a una distanza di un 60 cm l'una dall'altra, potevo fare il metro ma non l'ho fatto. Comunque sono molto belle, ho già tolto le prime zucchine e adesso ci sono le prime in produzione. Le prime zucchine che ho tolto sono quelle ovviamente piccoline, i primi frutti li ho tolti per dar forza alla pianta. Dobbiamo togliere le prime zucchine, sì o no? Eh sì, bisogna toglierle, lo so che dispiace. Questa si butta via, io la do alle galline. Dobbiamo dare forza alla pianta. La pianta se non si concentra su fare i frutti, ma è ancora piccola, quindi poi non cresce abbastanza. Togliamo i frutti e dopo ne avremo molti, molti di più. Eccola qui. Guardate. Questa da sola ha fatto già due frutti. Non vanno bene. Troppo piccola. Quindi togliere i primi frutti dalle zucchine. E infatti guardate come si sta sviluppando la pianta. Tutte le piante quest'anno, tranne le insalate e le lattughe, hanno l'irrigazione a goccia. Qui abbiamo ancora meloni in consociazione con il mais. Quest'anno ho esagerato un po' col mais perché voglio fare qualcosa per le galline. Abbiamo peperoni in consociazione con i cavoli. Poi avevo dello spazio, lì non sono stato a guardare le consociazioni. Ho messo quello che avevo delle fragole, le ho messe lì. Avevo dei meloni, angurie, insomma, questo è un po' l'angolo del casino, della pazzia, insomma, quello che avevo messo è pazienza. Ho ancora qualche posizione libera, ho un po' di piante ancora da mettere giù, quindi mi piace anche variare un po'. Questo è il cassone che avevo fatto del compost, farò un video a breve, dovrei finirlo. Queste due parti qua si aprono a compasso e quindi mi viene comodo con la forca rimestare insomma quello che c'è dentro. Al fondo c'è il cippato di legno, sopra c'è tutta l'erba che ho tagliato. È importante anche smuovere e mischiare per dare una consistenza diversa. Il cippato di legno è marrone, la parte sopra è verde, quindi si mischiano e lavorano bene insieme. Qui abbiamo i primi pomodori, quelli fatti con il filo. Li ho intervallati con il tagete, col basilico, tutte piante che si comportano bene, eccole qua. Aiutano i pomodori, il taggete ad esempio aiuta contro i nematodi delle piante, animaletti che sono sottoterra, il basilico invece l'aiuta per quanto riguarda alcune tipologie di afidi, per contro il basilico cresce bene all'ombra del pomodoro, quindi si aiutano a vicenda. Quest'anno avete visto l'altro video che vi è piaciuto molto, sono contento, della legatura con il filo, molto veloce, molto efficiente come sistema, in effetti mi sono pentito di non averlo fatto prima. Qualche fiore ho sbagliato, mi sa che vengono un po' troppo grossi questi qua, però va bene lo stesso, insomma, vediamo cosa viene fuori. Un'altra fila di pomodori. Qui abbiamo le patate, già tutte in fiore da un pezzo, e le ho già innaffiate con la melassa a base di potassio. Vi scrivo qui su un'impressione esattamente il prodotto che ho utilizzato e l'ho già rincalzate, vi farò vedere il video a breve se non è già uscito. Qui abbiamo un altro cassoncino, anche qui abbiamo messo peperoni in consociazione con i cavoli e delle melanzane. Queste sono melanzane che devo ancora mettere le canne perché cominciano a diventare un po' troppo alte, sono già in fiore, qualcuna l'ho anche potata, qualcuna no, quindi mi devo dare una mossa. Ad esempio questa non l'ho potata, vedete che confusione che ha? Questa invece l'ho potata, nel frattempo è nata questa, possiamo togliere. È un altro tipo di impalco, insomma, si vede la differenza. Abbiamo ancora pomodori. Dal momento che questo sesto di impianto prevede una distanza di circa 60 cm da una pianta e l'altra, mi ci stavano poche piante. Allora, in emergenza, sono tornato alle canne, sono riuscito a farcene stare molti di più, ovviamente. E oltre a questi, ho messo i pomodori nani da salsa, quindi ho messo sia il Rio Grande che alcuni Siccagno. Tutti i pomodori che vedete, tutti, ma proprio tutti, tutti, sono quelli che ho fatto io dai semi e sono partito a marzo. Ho fatto bene a partire a marzo perché se partivo prima mi si invecchiavano. Questo è un cassone, purtroppo non sempre riesce tutto, che non mi permette di coltivare bene fagiolini e di là i fagioli. Non va bene come terriccio, probabilmente è troppo forte e c'è qualche cosa che me li brucia. Probabilmente dovrei fare un esperimento, mischiare il compost
di fungaia con il terriccio normale e vedere come va. Dovrò farlo questo, prima della fine dell'estate lo devo fare. Ho appena seminato un po' di insalata, giusto per avere il ricambio, un po' di lattuga, e ho messo a spaglio quello che mi era avanzato dei pomodori Siccagno e dei Rio Grande, per non buttarli, ne ho messi qui. Quello che viene, viene, vengono a cespuglio, e questi due tipi di pomodori. Qua, come vi dicevo, ho fatto lo stesso discorso, dal momento che i fagioli non vengono, non è una buona scelta metterli direttamente nel compost, in questo compost. Ho intervallato così dove mi trovavo sia fiori che pomodori. Questo è uno degli ultimi cassoni che ho fatto. Qui ho fatto una consociazione di mais, cetrioli e melanzane. Melanzane ne ho acquistate due in estate, melanzane tonde. Questa è la Fantastic di orto mio, mentre questa è la Beatrice e Violetta. Ho voluto provare, ho voluto fare una prova. Questi invece sono i peperoni, quelli lucani, che poi vengono fritti, è una specialità lucana, me l'ha dato mia mamma, i semi. Piano piano vengono su, sono molto lenti. Questo è l'ultimo cassone che ho fatto, devo ancora mettere l'irrigazione. Ho messo giusto giusto le piante che avevo distanziate di 60-70 centimetri in mezzo seminato altra lattuga, però sta faticando a venire fuori. Questo era il cassone delle patate dell'anno scorso che ho riciclato ai lati come asparagiaia. Qualche asparago sta venendo fuori, qualcuno è seccato. In mezzo, dal momento che mi erano ammazzate le patate, le ho messe lì senza grosse speranze. Quello che viene viene, è da pulire. Termino il video con quello che è un po' il mio orgoglio quest'anno. È la prima volta che riesco ad avere questo genere di insalate fatte da me, ovviamente, no? Non quelle acquistate. Queste le ho fatte tutte io, dai semi, e quindi, come vi dicevo, motivo di orgoglio, ce ne sono varie qualità. Ecco qui, da taglio e non, qualche cosa di spinaci pure. Qua dentro ci sono delle carote e qua ci sono delle erbacce che dovevo togliere e non le ho tolte. Eccole qua. Oh, guardate cosa viene fuori. Ho appena innaffiato, quindi togliere le erbacce in questo momento è la cosa migliore, perché vedete, viene fuori tutta la radice. Peccato che ci siamo portati dietro una carotina che adesso ritrapianto dentro il terreno. Vi faccio solo vedere brevemente le fragole, sono da ripulire dalle erbacce, ma quest'anno sono qualcosa di eccezionale. Guardate cosa abbiamo qui. Sono tre dita. Adesso questa me la mangio con voi in diretta. Ragazzi, guardate qua. Cosa abbiamo? Questa è leggermente rovinata, ma guarda, sono quattro dita di fragole e sono tutte così, Quindi quest'anno sulle fragole non posso dire niente, devo solo pulirle un po' meglio dalle erbacce, ma abbiamo avuto una resa che va andata oltre le nostre aspettative. Bene, è tutto per questo video, volevo solo farvi vedere un po' il mio orto a giugno. A maggio ho saltato a piè pari perché tanto c'era poco da vedere. Ci rivediamo a luglio quando ci saranno tutti i pomodori, sicuramente. Adesso sono in fiore, quindi poi vedremo i primi frutti. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo la settimana prossima.